abbiamo recuperato quasi tutti i calciatori e quindi andiamo a affrontare, anche perché due erano squalificati, come Caidi e Piacentini, quindi hanno scontato il turno di squalifica e sono a disposizione. Speranza no, Speranza ancora no, non viene con noi, ancora non ha recuperato. Più passa il tempo, più ci avviciniamo alla partita e più siamo consapevoli che andiamo a giocare contro una squadra molto aggressiva e che abbiamo esigenza di fare punti. E quindi anche noi dovremmo esserlo per portare via punti da questo campo. Non si può stabilire un perché, il dato di fatto è così. Quindi il dato di fatto è che è talmente evidente. Gli attaccanti, almeno sotto la mia gestione, e quindi nei 10 partite, ha fatto 2 gol di grazia, 2 gol Caidi, quindi sono quelli che hanno fatto più gol, credo. E non ci sono presenze di attaccanti. Credo, no, ha fatto 2 barbuti, che non aveva mai segnato, però insomma, ma questo non vuol dire che poi è responsabilità solo degli attaccanti. Piccio è un ragazzo straordinario, è un ragazzo straordinario che, come tutti i ragazzi di questa generazione, che si approcciano, magari hanno giocato in una piazza più tranquilla, magari ha sofferto inizialmente qualche critica, però è un ragazzo che ci sta con la fede, questo ve lo assicuro. Io sceglierei quelli che ho fino adesso, quelli che ho adesso, perché abbiamo 3 partite, 4 partite, quindi 3 per finire il giro d'andata e 1 al giro di ritorno prima del mercato. E parlare di calciatori, secondo me, voi fate bene, il vostro lavoro è giusto, ma per me sarebbe irrispettoso nei confronti dei calciatori che alleno. E quindi io vado avanti per quelle che sono le mie idee, vado avanti con questi calciatori fino a quando non si apre il mercato. Dopodiché si valuta, ma io non penso a niente adesso. Anche se poi devo dire, è normale che con qualche calciatore che ho allenato ho ottimi rapporti. Ma questo però, stimo i miei calciatori, quelli che alleno, li stimo tantissimo e credo che se riusciamo a fare quel salto di qualità dal punto di vista emotivo, diventiamo una squadra fastidiosa per tutti, come lo siamo già adesso.